Ciao a tutti, io sono Lorella ed eccoci qui con una nuova serie che si chiama Famola finita con sti fantasmi. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Lui è salvo donzelle e lei è la sua gattina Betty. Allora, hanno venduto a questo signore questa bellissima casa a 4 soldi e lui pensa di aver fatto un affarone, ma non sa che è abitata da 3 fantasmi. Dunque, cominciamo con Famola. Lei è Famola. Eccola qui. Famola. E praticamente è morta molto giovane. È un po' schifittosa, è romantica, attraente, infantile. È morta per lo schiacciamento da letto a scomparsa. E ha paura del buio. Un fantasma che ha paura nel buio io non l'ho mai sentito, però vabbè, è così la ragazza che volete fare, e vabbè. E poi è un po' lochetta del gruppo, diciamo la verità. Poi dopo Famola cioè finita, lei è una sposa che è stata avvelenata il giorno delle sue nozze, probabilmente dal marito, da quello che doveva essere il futuro marito, o quello che è stato suo marito per qualche ora. Dunque, lei è paranoica, snob, ordinata, quindi un po' maniaca, è di quelle un po' stressine che ti rompono le scatole. Ed è molto attraente. Vabbè, non la vedete così, che è stordita. Che cosa sta facendo? Finita, avverte uno stordimento strano come se avesse battuto la testa. Allora, andiamo con calma. E va bene, questa è finita. E poi abbiamo questi spiriti. Lei è una vecchia, è lo spirito di una vecchia giapponese, un po' diciamo alla Samara, chiamiamola così, ed è perfida, cleptomane, testa calda, attraente, volendo, de gustibus, ed è morta perché è stata fulminata e ha paura della morte, cioè nonostante tutto non le è bastato, c'ha ancora paura della morte, vabbè. E mentre Salvo donzelle ha una cosa, hanno tutte e 3, povero Salvo, l'aspirazione di anima gemella, quindi questi spiriti anima gemella, Famola anima gemella e Finita anima gemella. Invece vediamo un po' Salvo. Salvo è vegetariano, mamma mia, poveretto, non oso pensare che cosa gli faranno, poverino. E un secondo, eccomi qua. Dunque, lui è vegetariano, goffo, allegro e attraente. Allora, questa bella casetta abitata da 3 spiriti un po' particolari, ma in più, vabbè, chi cucina cucina da Dio, e fino qua non c'è piove. L'acustica è grandiosa, ma ha delle sfide. È una zona sismica ed è una casa maledetta. Vediamo un po' il povero Salvo.
che non invidio per niente, che cosa farà? Mi sistemo, spero che mi sentiate bene. Ok, partiamo. Lui è tutto contento. Mamma mia, venerdì delle 4 del mattino, complimenti. Lui è tutto contento, è arrivato dopo un lungo viaggio e pensa di aver fatto l'affarone della sua vita. Già che vede le luci accese, gli prende un po' male. Ma vediamo. Io direi di metterlo subito a letto, poverino. Perché dopo un lungo viaggio, eccola, famola. Questi spiriti. E finita, mi è sparita, che fa pure rima. Vabbè. Allora, andiamo a scegliere il letto. Il povero Salvo. Eccola, finita. Eccola qua. Eccola qua. La bella di casa, poi vabbè, no, pure niente, però è stordita, c'ha un po' la faccia da scema in realtà, un po' da tontolona, da tontolona. Vabbè, comunque basta. Bando alle ciance. Andiamo a vedere questo letto di Salvo. Andiamo a cercarlo, facciamo questo, che è un po' più da maschietto. Allora, salvo donzelle e poi tu che stai stordita, a lei e pure una vecchietta che magari è un po' stanca, e magari poi ci aggiungiamo pure un altro letto, va? Però no, no, c'era. Eccola qua. Allora no, facciamo una cosa. Da sola ci vedo che dorme più con sti spiriti, mentre qui ci mettiamo Famola. Ecco, andiamo. Ok, vai, assegnazione dei letti. Dunque lui entra, mamma mia che ansia, lui entra e lo mettiamo subito a dormire. Lo so, iniziamo così. Così fa il vago, non vede niente. Poveretto. Allora si prende un bicchiere d'acqua. Oddio! Cominciamo! Ah, non devi prendere ride! E là! Mamma mia, che ansia! Come sgambettano? Possiamo dire così? Ah, vedi lei che carina cucina. Vabbè, senti, Salvo, vai a dormire, non hai visto niente? Niente, vuoi l'acquetta? Lava i piatti. Ma come lava i piatti? Appena arrivato, già lavi i piatti. Ah, andiamo bene. È volenteroso il ragazzo. Però me lo so perso. Ah, aspettate, eh. Disattiva il lavaggio dei piatti, eh. Oddio, l'incendio! Vabbè, tanto può morire nessuno. Che hai fatto, fam? Finita? Ecco, vai, finita, ammazza, pronta! Per ogni evenienza! Hai visto? Che tipa! Finita temeraria! È lei! Lei intanto dice, buono, sto odore bruciato! Oddio! Vabbè, ops. C'ha un po' troppi soldi. Allora, intanto facciamo sostituisci, però io direi che di cambiare un po' i soldi, eh. Sono un po' troppi. Facciamo 1500. Che ho scritto? 1500. Sì, vabbè. Ce lo puoi fare. Meglio. Paluccia, ciao! Sì, abbiamo cominciato proprio bene. Alla grande proprio. Allora, mi sa che ti sei persa un po' di cose. Ti presento.